Come no, bisogna crederci in tutte le maniere, perché assolutamente dal punto di vista mentale soprattutto, perché poi quando un giocatore sta bene mentalmente sicuramente può dare di più. Ora è un momento magari un po' più difficile, c'è stato un cambio di allenatore o comunque delle dimissioni dal precedente, e quindi a me dispiace ovviamente, perché poi siamo sempre tutti colleghi, però credo che la squadra può fare bene da qui alla fine del campionato. Il sorriso significa insomma magari cercare di trattare i giocatori bene, nel senso comunque dal punto di vista tecnico-tattico cercare di farsi capire, comunicare bene, far capire ai giocatori quello che uno vuole, e poi insomma anche però facendo degli allenamenti anche divertenti, insomma c'è bisogno che i giocatori si scrollino di dosso la paura che può subentrare. Ovviamente anche io ho lottato proprio in quegli anni lì col Pescara, quando andavamo in Serie A, poi un anno, forse l'unico anno che si è salvato il Pescara è stato quello con Galeone nell'87-88, quindi bisogna insomma prendere le cose con ottimismo, per cui questo lo dirò ai ragazzi, e bisogna voltare pagina tranquilli, bisogna andare in campo e dare il massimo.